fermi l'ondata di violenza ad Haiti, il Papa chiede pace, riconciliazione per l'isola caraibica, all'Angelus anche l'appello per far tacere le armi nella Repubblica Democratica del Congo, in Ucraina e in Terra Santa. Italia ancora nella morsa del maltempo, frane, allagamenti al nord, allerta valanghe sulle Alpi, tromba d'aria nel Mantovano, acqua alta a Venezia, sospesi i collegamenti marittimi per Procida e Ischia. Frosinone sotto shock, ieri sera sparatoria in pieno centro, forse per un regolamento di conti tra bande, muore un giovane e altri tre vengono feriti, si costituisce il 23enne che avrebbe fatto fuoco. Tutto pronto a Los Angeles per la 96esima edizione degli Oscar, Matteo Garrone e il suo Io Capitano in corsa per la statuetta come miglior film internazionale. Buonasera, benvenuti al TG 2000. Papa Francesco all'Angelus torna a fare appello affinché cessino tutti i conflitti e a cooperare per la pace. Il pontefice ha poi espresso la sua vicinanza anche al popolo di Haiti e della Repubblica Democratica del Congo. Rita Salerno. Nuovo appello per la pace nei paesi dove si combatte la terza guerra mondiale a pezzi, Ucraina e Terra Santa, al termine dell'Angelus per Papa Francesco, che si è ristabilito dall'influenza che lo ha colpito recentemente. Preghiamo per la pace in questo paese, come pure nella martoriata Ucraina e in Terra Santa. Cessino al più presto le ostilità che provocano immani sofferenze nella popolazione civile. Pace e riconciliazione anche per Haiti, la cui drammatica situazione preoccupa il pontefice. Mi invito a pregare per l'intercessione della Madonna del Perpetuo Soccorso, perché cessi ogni sorta di violenza e tutti offrano il loro contributo per far crescere la pace e la riconciliazione nel paese con il sostegno rinnovato della comunità internazionale. Sull'intervista alla radio televisione svizzera che vasta eco ha avuto in tutto il mondo, la sala stampa vaticana ha fatto sapere che l'obiettivo era di invitare le parti a cessare le ostilità e ad una tregua raggiunta con il coraggio del negoziato. E al termine dell'Angelus Francesco chiede più attenzione per le donne. C'è ancora tanto lavoro che ciascuno di noi deve fare perché sia riconosciuta concretamente la pari dignità delle donne. Nella catechesi Francesco punta ancora sulla misericordia divina perché Dio, dice, non è mai un giudice impietoso. Pensiamo noi, tante volte che condanniamo agli altri. Numerosi fedeli e i pellegrini che hanno dato vita a code ai varchi di accesso in piazza San Pietro e in basilica nonostante il tempo inclemente. Adesso in Ucraina, dove la guerra non si ferma, Zelensky fa sapere che non intende alzare bandiera bianca. Leonardo Possati. Non avere vergogna. Le parole di Papa Francesco, con le quali chiede per l'Ucraina il coraggio del negoziato, non sono piaciute a Kiev. Zelensky non intende alzare bandiera bianca e tantomeno sedersi a un tavolo. Il ministro Kuleba critica anch'egli la visione del pontefice, mentre l'arcivescovo maggiore di Kiev, Shevchuk, annuncia che l'Ucraina è esausta ma resta in piedi. A fianco a Kiev si schiera Parigi, che con il ministro Séjourné disapprova quanto detto dal Papa, mentre per il presidente dell'Associazione degli Ucraini in Italia le parole di Bergoglio sono semplicemente imbarazzanti e profondamente offensive. Da Varsavia, il ministro degli esteri Sikorsky invita il pontefice a incoraggiare anche Putin a fare passi concreti verso una possibile trattativa, innanzitutto ritirando le sue truppe dall'Ucraina. Proprio Mosca, con la portavoce del ministero degli esteri Zakharova, sostiene che il pontefice chieda all'Occidente di mettere da parte le sue ambizioni e ammettere che si è sbagliato. Francesco appare dunque essere l'unico ad avere presente il baratro che l'Europa ha davanti, ovvero una guerra nucleare in casa. Proprio oggi la CNN ha riportato la notizia, confermata da fonti dell'amministrazione americana, secondo cui alla fine del 2022 gli Stati Uniti hanno iniziato a prepararsi per un potenziale attacco russo in Ucraina con un'arma nucleare. Intanto sul fronte di Donetsk, nelle trincee, gli uomini di Kiev continuano a combattere. Oggi nei bombardamenti si contano almeno 3 morti e decine di feriti. In Medio Oriente ora, con gli Stati Uniti che lanciano un nuovo avvertimento a Netanyahu: con questa guerra, dice Biden, sta facendo più male che bene al suo paese. Marino Galdiero.
non rinunciano a prepararsi al Ramadan nella tendopoli di Rafah, all'estremo sud della striscia di Gaza, dove si sono rifugiati circa 1 milione di palestinesi in fuga dalle loro case a causa della guerra in corso da 155 giorni. L'offensiva israeliana ha gettato Gaza in una catastrofe umanitaria. Quest'anno è molto diverso, non siamo nelle nostre case, siamo nelle tende, ma abbiamo insistito per appendere le decorazioni e preghiamo di continuare il resto del Ramadan nelle nostre case. Il digiuno sacro per il mondo musulmano inizia nei prossimi giorni e le trattative per un cessate il fuoco sono ferme. Biden accusa Netanyahu di fare più male che bene ad Israele con la sua condotta nella guerra in corso. Il premier israeliano replica, dice: Biden si sbaglia se intende dire che conduco una politica contro la maggioranza dell'opinione pubblica e ciò condanna gli israeliani. Intanto è partita la nave militare statunitense incaricata di costruire un molo temporaneo al largo della costa di Gaza per facilitare gli aiuti. Dalla Virginia deve raggiungere il Mediterraneo. Un'altra imbarcazione, voluta dall'Unione Europea, con viveri e materiale sanitario e gestita dall'ONG spagnola Open Arms, in queste ore salpa da Cipro. Poca roba per l'autorità palestinese e poco seria. Da un punto di vista umanitario, basterebbe aprire il valico di Rafah. E sono atterrati a Ciampino e Pisa 19 pazienti arrivati da Gaza. La Croce Rossa italiana ha risposto alla richiesta di supporto arrivata dal Ministero della Salute per trasferire in ambulanza le 19 persone tra adulti e bambini bisognosi di cure. I pazienti sono arrivati con un C-130 dell'aeronautica militare decollato dall'Egitto. Continua l'impegno della difesa. L'Italia sta facendo tutto il possibile per alleviare le sofferenze della popolazione civile, ha scritto il ministro della difesa Guido Crosetto in un post su X. Pioggia, frane e tanta neve, Italia ancora nella morsa del maltempo, disagi in Liguria per l'acqua e il fango, valanghe in Val d'Aosta, due comuni isolati, vento forte al sud con alcuni voli spostati da Bari a Brindisi e Pescara. Beatrice Bossi. Allerta arancione in Emilia-Romagna e gialla in altre 16 regioni. Anche domani l'Italia sarà sferzata dal maltempo. Forti nevicate al nord, pioggia al centro e vento al sud. Oggi in Valle d'Aosta una valanga ha costretto a chiudere la strada regionale e due comuni sono rimasti isolati. In difficoltà anche Genova con la statale Aurelia, chiusa a ponente a Levante all'altezza dei comuni di Finale Ligure e Beverino. Capoluogo Ligure sommerso dal fango e all'erba. Per rischio frane. Osservati speciali in Lombardia, il Seveso e il Lambro. I livelli di allerta sono monitorati, sgomberate anche le comunità a ridosso dei fiumi. Acqua alta anche a Venezia con il Mose in funzione e le passerelle in piazza San Marco. Stasera intorno alle 23 si prevede un nuovo picco. Le forti piogge a Roma invece hanno fatto crollare il muro di recinzione di una proprietà privata. Le auto parcheggiate sono rimaste sommerse dalle macerie. La costa campana invece è stata schiaffeggiata dal mare. Questa è la mareggiata a Capri. I collegamenti con le isole sono stati sospesi. In Puglia infine si sono registrate raffiche fino a 80 km all'ora. Diversi aerei non sono riusciti ad atterrare all'aeroporto di Bari, costringendo i piloti a dirottare il volo verso Brindisi o Pescara. Maltempo che imperversa anche in Francia, alluvioni soprattutto nel sud, dove al momento si contano 7 dispersi, tra questi anche 2 bambini di 4 e 13 anni. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso. Intanto in Svizzera il brutto tempo complica le ricerche di 6 sci alpinisti dispersi da ieri sera sul versante svizzero del Monte Cervino. Adesso con la cronaca andiamo a Frosinone, città ancora sconvolta per la sparatoria di ieri sera in un bar del centro in cui un giovane è morto e altri 3 sono rimasti feriti. L'inviato Massimiliano Cocchi. Sono state le telecamere di sicurezza che il comune di Frosinone ha installato in via Aldo Moro ad incastrare il ragazzo albanese che ieri sera ha sparato in questo bar uccidendo un giovane di 27 anni e ferendone altri 3. È successo alle 19.30, l'ora dell'aperitivo, con i bar e la strada affollati da centinaia di giovani ed adolescenti. Ma ho sentito degli spari, pensavo che erano dei fuochi d'artificio e mi sono subito messo dentro un negozio e mi sono preoccupato. No, ho trovato un casino, non si capiva niente quando sono uscito io, perché gente scappava, ritornava indietro. E poi dopo è venuta l'ambulanza, si è venuto tutto il resto.
Quattro ragazzi albanesi sono arrivati nel bar e hanno incrociato altri tre ragazzi, anche loro albanesi, seduti ad un tavolino. Un breve diverbio e uno dei giovani seduti ha estratto una pistola e sparato. Poco dopo, quando la polizia lo aveva già identificato, il presunto killer si è costituito, ha 23 anni e qualche precedente per droga. Il movente ora è al vaglio del, diciamo, anche della procura e delle indagini che proseguono. Gli investigatori non escludono un regolamento di conti per il controllo del traffico di droga e dello sfruttamento della prostituzione. Altri colpi di pistola erano stati sparati nei mesi scorsi a Frosinone almeno 4 volte, ma non c'erano stati né morti né feriti. Oggi la città si è scoperta spaventata e sgomenta. È un fatto che è successo in pieno orario dove ci stavano tutti i bambini. In una città non può accadere una cosa di questo genere. Per me le istituzioni hanno una grandissima responsabilità. Sempre più giovani sono quelli che sono i protagonisti di questi fatti così incresciosi, purtroppo. Questo è quello che la preoccupa? Molto, perché io sono pure insegnante, quindi il futuro di questi ragazzi quale sarà? E tra le piste seguite dagli investigatori c'è quella di un regolamento di conti tra bande per il controllo o del traffico di droga o dello sfruttamento della prostituzione. Come è cambiato in questi ultimi anni il mondo della prostituzione qui nel Frusinate? Beh, è cambiato moltissimo perché praticamente già verso gli anni 2000 c'era stato un cambiamento già abbastanza significativo sulla presenza sulla strada, in modo particolare parliamo della zona industriale, l'asse attrezzato, e col Covid c'è stato un cambiamento proprio radicale, nel senso che attualmente sia di giorno che di notte ci saranno circa una ventina di ragazze in zona industriale, insomma. Prima quante ce n'erano? Prima, anche quando avevamo la condivisione di strada, ce n'erano 60-70. E sono sicuramente all'interno di tutta questa attività al chiuso. E questo è ancora più pericoloso per loro? Questo è pericolosissimo. La cosa drammatica è che non è cambiato lo sfruttamento. È chiaro che il contatto è più difficile. Noi, per esempio, anche sull'indoor li contattiamo, li chiamiamo e proponiamo loro l'assistenza di qualsiasi tipo. È chiaro che il contatto di persona è sicuramente era una cosa comunque che riusciva a creare un rapporto di fiducia, cosa che chiaramente via telefono non riesci. Urne aperte in Abruzzo, sarà così fino alle 23, oltre un milione gli elettori chiamati al voto per eleggere il nuovo Consiglio regionale e il nuovo Presidente. Alle 19 ha votato circa il 44% degli aventi diritto, dato in linea con le regionali del 2019. E adesso torniamo in Medio Oriente, ma in Iraq, dove nell'antica città di Ur sta per sorgere una nuova chiesa per accogliere i cristiani decimati dall'ISI. Antonella Mazza Teruel. È frutto del viaggio del Papa nel marzo 2021 in Iraq e nella piana di Ur, con l'incontro tra fedi monoteiste e la Chiesa in fase di ultimazione nella terra di Abramo, padre di tutti i credenti. Si trova nei pressi dell'antica città sumerica, proclamata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. La Chiesa, realizzata su progetto dell'Università di Baghdad, racchiude l'intera civiltà irachena. Ripresa dall'alto, si vede che rimanda all'originaria città rotonda della capitale del paese del Golfo. Comprende 3 tende arabe rappresentanti la generosità del popolo iracheno ed è inserita in un complesso, spiega Talib Doub, l'ingegnere che gestisce i progetti di costruzione ad Ur, costituito da un teatro all'aperto in stile dell'antica Roma e poi da una sala accessibile a 350 persone per attività, spettacoli, proiezioni di film, un luogo di incontro e un edificio sacro dalle grandi vetrate da colori vivaci per permettere funzioni religiose di turisti stranieri, per lo più provenienti da paesi europei, che dopo il viaggio del Papa sempre più numerosi raggiungono Ur per visitare i luoghi del patriarca e il sito archeologico, ma la chiesa dedicata ad Abramo è pure un segnale di speranza per la minuta comunità cristiana autoctona, assottigliata in 20 anni, prima con l'invasione statunitense e poi con le violenze dei fondamentalisti islamici. Anche dopo la sconfitta dell'ISIS nel 2017 rimane segnata da un alto tasso di disoccupazione e dall'impossibilità di far ritorno in aree dell'Iraq ancora sotto il controllo di milizie armate. Mentre la guerra in Ucraina continua, si alzano le voci per il disarmo e la non violenza, come quella dell'attivista bielorussa Olga Karac, intervenuta a Milano per un incontro pubblico nella sede di Caritas Ambrosiana. Vediamo il servizio di Antonella Sena, di Elena Seno, scusate.
Candidata al Nobel per la pace, Olga Karac ha ricevuto il 22 febbraio il premio Alexander Langer, sempre per il suo coraggioso impegno, testimoniato anche a Milano nell'ultima tappa del suo tour in Italia. Sono qui perché voglio essere la voce che dice quante persone in Russia e Bielorussia davvero non vogliono la guerra, non supportano Putin e Lukashenko, ci dice Olga, che vive in esilio a Vilnius, in Lituania, nel suo paese d'origine. La Bielorussia è accusata di terrorismo, è stata in carcere dove ha subito anche torture. Abbiamo un grande terrore adesso e molte repressioni in Bielorussia. Ufficialmente ci sono 1500 prigionieri politici, ma in realtà sono molti di più. Abbiamo 14.000 casi di estremismo, di persone che magari hanno criticato Lukashenko sui social media, racconta ancora Olga. Con la rete per i diritti umani in Ashdom, la nostra casa, è in prima linea nella campagna No Means No per l'obiezione di coscienza di fronte alla chiamata alle armi. La nostra idea è veramente semplice. Putin e Lukashenko non possono continuare la guerra se non hanno i soldati. Non importa quanto avanzato sia l'equipaggiamento, se non hanno soldati, non possono fare niente. Questo è il messaggio non violento che porta l'attivista bielorussa. Per sostenerla ora una serie di associazioni milanesi, tra cui Caritas Ambrosiana, hanno sottoscritto un manifesto. Obiettivo: non lasciare sola Olga nella sua azione per la pace. Commozione e lacrime, tantissime persone hanno salutato per l'ultima volta nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Teverola in provincia di Caserta il 61enne vice sovrintendente capo della Polizia di Stato Nicola Barbato, medaglia d'oro al valore civile nel 2015. Il poliziotto era stato ferito a colpi di pistola durante un'operazione anti-racket nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. A sparargli fu un estorsore della camorra che Barbato insieme con un collega voleva arrestare. Le ferite riportate lo costrinsero alla sedia a rotelle. Adesso cambiamo argomento, andiamo a Los Angeles perché cresce l'attesa per la notte degli Oscar e la speranza di una vittoria di Io Capitano di Matteo Garrone, candidato come miglior film internazionale. Fabio Falzone. È confermato, Ryan Gosling canterà e ballerà sulle note di I'm Just Ken, brano iconico del film Barbie che magari vincerà la statuetta per la miglior canzone originale. Un film straordinariamente visto dal pubblico, come la pellicola che con 13 nomination dovrebbe vincere o forse anche stravincere, Oppenheimer, insieme al suo intenso protagonista Cillian Murphy. Se la dovrà vedere con il bellissimo Povere Creature, la regia di Yorgos Lanthimos, anche se è probabile che questo film vinca la statuetta per la miglior attrice protagonista, la bravissima Emma Stone. Molto alte in questa categoria le quotazioni dopo il Golden Globe di Lily Gladstone, la prima nativa americana ad aver vinto un Golden Globe, per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. La tallona da vicino alla bravissima Sandra Oller, protagonista di Anatomia di una caduta, film che gareggia nelle categorie principali e che potrebbe portarsi a casa una statuetta anche per la sceneggiatura. Ore di attese e di trepidazione sostenuto da un tifo italiano, ma non solo per il nostro Matteo Garrone, il film Io Capitano, presente nella categoria del miglior film internazionale. Dopo un'ampia campagna americana e grandi riconoscimenti ottenuti negli Stati Uniti, si scontra ora con la concorrenza fortissima della zona di interesse di Jonathan Glazer e il suo racconto agghiacciante sull'Olocausto. Il regista e i suoi giovani protagonisti sono da giorni in America impegnati nella promozione del film ed è già un grandissimo risultato essere arrivati sul palcoscenico della notte degli Oscar, il più importante per il cinema internazionale. E con il cinema chiudiamo, con questo è tutto. Vi ricordo che anche questa edizione del telegiornale può essere rivista sull'app Play 2000. Adesso vi lascio a Soul, che stasera ospita la presidente di Telefono Rosa, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata a tutti.